dovrei stare in mezzo a quelle due barche, però penso che è presto, è ancora maggio. Ma per ingannare l'attesa, secondo me la cosa migliore è passare dalla nomenclatura tradizionale dei composti binari a quella dei composti ternari, partendo da quelli più semplici, dove le regole sono molto blande, ovvero i cosiddetti idrossidi, cioè composti a tre elementi, di cui uno un metallo che è legato al gruppo ossidrile, detto anche gruppo idrossido, ovvero O e H. Bando alle ciance e cominciamo. Partiamo senza indugi e soprattutto senza il microfono da giacca con gli idrossidi, ovvero i composti ternari della nomenclatura tradizionale più semplici da affrontare. Sono tre elementi e solitamente è un ossido basico che ha subito idratazione, cioè al quale è stata aggiunta acqua. È un catione metallico quindi che si unisce a uno ione idrossido OH-. Nella formula troveremo il metallo a sinistra, l'ossigeno in mezzo e l'idrogeno a destra, oppure spesso troveremo il metallo a sinistra e OH tra parentesi, ma andiamo con ordine. Il trucchetto è quello di contare tre lettere maiuscole, quindi ci sono tre elementi? La prima domanda, sì. C'è OH? Sì, e quindi è un idrossido. Partiamo con la nominazione, ovvero vediamo la formula e la traduciamo nel nome per esteso del composto. Le regole sono diverse. Quando c'è soltanto un numero di ossidazione per il metallo, si scriverà idrossido, D come preposizione semplice, e il nome per esteso del metallo. Prendiamo come esempio CSOH. Nel nostro schema scriviamo che ci sono tre elementi, anche se le lettere sono quattro. Vediamo che sono tre lettere maiuscole, quindi gli elementi sono tre. È un composto ternario formato dal cesio, che è il metallo che si trova a sinistra, dall'ossigeno in mezzo e dall'idrogeno a destra. È quindi un idrossido. Gli indici sono tutti sottintesi, cioè un atomo per il cesio, uno per l'ossigeno e uno per l'idrogeno. E i numeri di ossidazione sono più uno per il cesio, meno 2 per l'ossigeno e più 1 per l'idrogeno, ma quello che ci interessa è vedere quanti numeri di ossidazione ha il nostro metallo. Ne è soltanto uno, quindi per la nominazione sarà molto semplice scrivere idrossido di cesio. Un altro esempio è quello di AlOH preso tre volte, ovvero si vede tra parentesi OH e fuori in basso a destra vi è il 3. Sono comunque tre elementi perché la A di Al è quella maiuscola insieme ad OH, è un composto ternario. L'alluminio a sinistra è un metallo, l'ossigeno è al centro e l'idrogeno si trova a destra, è quindi un idrossido. Per gli indici bisogna fare questo tipo di ragionamento che ci servirà più in là. Al presenta un unico atomo, anche l'ossigeno ha soltanto un atomo, però all'esterno della parentesi tonda c'è un 3, quindi va moltiplicato per 3. Stesso destino per l'idrogeno, un atomo che però viene moltiplicato per 3 volte. I numeri di ossidazione, anche in questo caso l'alluminio ne ha soltanto uno, che è più 3, meno 2 per l'ossigeno e più 1 per l'idrogeno, li scriviamo giusto per completezza di informazioni. Per questo motivo scriveremo idrossido di alluminio, perché l'alluminio appunto ha soltanto un numero di ossidazione. Le cose si fanno diverse quando il metallo presenta due numeri di ossidazione. In questo caso scriveremo idrossido all'inizio, utilizzeremo la radice del nome del metallo e come suffisso utilizzeremo oso se il numero di ossidazione presente è quello più basso, ico se invece il numero è quello più alto. Prendiamo ad esempio FeOH preso due volte. Sono tre elementi, è un composto ternario. Il ferro, che è un metallo, si trova a sinistra, l'ossigeno in mezzo, l'idrogeno a destra. È un idrossido. Per gli indici il ferro ha soltanto un atomo. L'ossigeno ne presenterà due in totale, perché uno è quello in pedice sottinteso, ma fuori dalla parentesi c'è un 2. Stessa cosa per l'idrogeno. I numeri di ossidazione per il ferro sono 2, sono più 2 e più 3, l'ossigeno ha meno 2 e l'idrogeno ha più 1. In questo caso come facciamo? Dobbiamo ragionare in questo modo. Riscriviamo la formula FeOH preso due volte. Utilizziamo la regola dello scambio, ovvero il pedice di OH diventa il numero di ossidazione del ferro e quello del ferro, che è sottointesa, diventa il numero di ossidazione totale su OH. Il 2, se andiamo a vedere, si trova comunque tra i numeri di ossidazione del ferro. Abbiamo detto che c'è più 2 e più 3, il 2 è presente. In questo caso ovviamente dobbiamo moltiplicare per 2 il numero 1 in testa all'OH.
Ma in questo caso, andando a fare un piccolo calcolo, ci troveremo che più 2 e meno 2 si annullano, come giusto che sia, perché questa è una molecola, quindi è un composto neutro, e ci troviamo. Quindi più 2 è il numero di ossidazione del ferro. Quindi in questo caso il composto si chiamerà idrossido ferroso, perché oso è il suffisso dei numeri di ossidazione più bassi della coppia. Andiamo a vedere con SNOH preso 4 volte cosa succede. Ci sono 3 elementi e un composto ternario. Lo stagno si trova a sinistra, è un metallo. L'ossigeno al centro, l'idrogeno a destra, è un idrossido. L'indice dello stagno è 1 perché è sottointeso. L'ossigeno ha un atomo però moltiplicato per 4 perché fuori dalla parentesi c'è un 4. Stessa cosa per l'idrogeno. I numeri di ossidazione dello stagno sono più 2 più 4, quindi ce ne sono 2. Meno 2 per l'ossigeno e più 1 per l'idrogeno. Cosa facciamo? Innanzitutto riscriviamo la formula SNOH preso 4 volte. Utilizziamo la regola dello scambio. Il numero in basso a destra di OH diventa il numero di ossidazione dello stagno, almeno quello provvisorio, e il numero in pedice allo stagno che è sottointeso diventa il numero di ossidazione dell'OH. Andiamo a controllare. In questo caso il 4 è presente nella coppia dei numeri di ossidazione dello stagno. L'1 di OH verrà moltiplicato per 4 volte e questo va bene perché, come possiamo vedere, più 4 e meno 4 si annullano, è sempre una molecola e quindi un composto neutro. Più 4 abbiamo detto che è il numero più alto della coppia dei numeri di ossidazione dello stagno e quindi in questo caso il nome sarà idrossido stannico, perché ICO va a sottolineare il numero di ossidazione più alto. Per la formulazione, ovvero passare dal nome alla formula chimica, dobbiamo fare questa cosa. Innanzitutto prendiamo idrossido di litio come esempio. Nell'esempio riportato, il litio presenta un unico numero di ossidazione, quindi è tutto molto più semplice. Idrossido considera che sono presenti l'ossigeno e l'idrogeno. Litio, appunto, è il nome del metallo. Sono 3 elementi, un composto ternario. Ossigeno, idrogeno e il metallo, messi ovviamente non in ordine perfetto, ma questo ci fa capire che questo è un idrossido. Il numero di ossidazione dell'ossigeno è meno 2, quello dell'idrogeno è più 1, quello del metallo in esame, ovvero il litio, è più 1. Gli indici non li conosciamo, quindi che cosa dobbiamo fare? Innanzitutto scriviamo il metallo a sinistra e poi scriviamo OH tra parentesi tonde. E in basso a destra mettiamo delle cifre incognite, mettiamo delle X. Ora dobbiamo applicare la scelta, ovvero il numero di ossidazione del litio era più 1. Quelli dell'OH sono meno 2 dell'ossigeno e più 1 dell'idrogeno, che fanno meno 1. Una volta che abbiamo fatto questo, utilizziamo la regola dello scambio. Più 1 del litio diventa il numero in pedice di OH e il meno 1 del calcolo che abbiamo fatto di OH diventa il numero in basso a destra del litio. Andiamo a controllare. In effetti, in questo caso non dobbiamo andare a semplificare nulla, quindi sarà Li1OH preso una volta, ma ovviamente l'1 si semplifica in entrambi i casi e questo si chiamerà LiOH. Prendiamo un altro esempio, idrossido di bario. Idrossido sottintende la presenza di OH, il bario è un metallo. Sono 3 elementi, un composto ternario e quindi un idrossido perché c'è OH. I numeri di ossidazione sono meno 2 per l'ossigeno, più 1 per l'idrogeno e più 2 per il metallo preso in esame, ovvero il bario. Per gli indici come ci dobbiamo comportare? Scriviamo la formula. Ba con l'incognita al posto del pedice, OH lo mettiamo tra parentesi perché non si può mai sapere e in basso a destra mettiamo la X. Dobbiamo utilizzare i numeri di ossidazione. Più 2 per il bario, ci calcoliamo quello di OH, quindi meno 2 dell'ossigeno più 1 dell'idrogeno fa meno 1. Applichiamo la regola dello scambio, quindi più 2 del bario diventerà il numero fuori dalla parentesi di OH e il meno 1 diventerà l'indice del bario. Dobbiamo semplificare? No. In questo caso Ba1OH preso 2 volte diventerà BaOH preso 2 volte. Quando invece i numeri di ossidazione sono 2, utilizziamo per esempio l'idrossido cobaltoso come esempio. Idrossido è presente O e H,
cobaltoso, ci fa capire dalla radice del nome che c'è il cobalto. Sono tre elementi, un composto ternario formato da OH e dal metallo, messi in quest'ordine. Ovviamente un ordine non preciso. È comunque un idrossido perché è presente OH, e i numeri di ossidazione sono meno 2 per l'ossigeno, più 1 per l'idrogeno, e il cobalto ne ha 2, ne ha più 2 e più 3. Quale dobbiamo prendere? Dobbiamo analizzare la parola cobaltoso. Riscriviamo la formula. CO con impedice un'incognita, OH tra parentesi tonde con un indice incognito, quindi la X. Per la scelta dei numeri di ossidazione per il cobalto, visto che si chiama cobaltoso, ci indica la presenza del numero di ossidazione più basso, tra più 2 e più 3, come possiamo vedere nella tabella, andiamo a prendere il più 2, che è quello più basso. Quello di OH ovviamente è semplicemente un calcolo, meno 2 più 1 che fa meno 1. Andiamo ad applicare la regola dello scambio, il più 2 del cobalto diventa l'indice di OH e il meno 1 di OH diventa il numero in basso a destra del cobalto. Dobbiamo semplificare? No, quindi in questo caso troveremo CO1OH preso due volte. L'1 si sottintende e quindi si scriverà COOH preso due volte. Sempre sulla stessa linea facciamo un altro esempio utilizzando idrossido ferrico. Idrossido sottolinea la presenza di ossigeno e di idrogeno. Ferrico, andando a leggere la radice del nome, ci dice che c'è il ferro. Sono quindi tre elementi. È un composto ternario formato da ossigeno, idrogeno e da un metallo. Messi così alla rinfusa, comunque compongono un idrossido. L'ossigeno ha un numero di ossidazione pari a meno 2, più 1 è quello dell'idrogeno. Il metallo in esame, il ferro, presenta più 2 e più 3. Ma quale dobbiamo scegliere? Analizziamo la parola ferrico e riscriviamo la formula. In questo caso, ferro, Fe, con l'incognita, OH tra parentesi tonde, con l'incognita al posto dell'indice. Dobbiamo scegliere il numero di ossidazione, abbiamo detto ferrico, quindi ICO ci indica, come vediamo anche dalla tabella, il numero più alto, quindi prendiamo il più 3, meno 1 sarà il risultato della somma di meno 2 più 1 di OH. Applichiamo la regola dello scambio, più 3 diventerà il numero impedice di OH fuori dalla parentesi, meno 1 quello del ferro. Dobbiamo semplificare? No, quindi in questo caso il composto sarà Fe1OH preso 3 volte. Ma l'1 si sottintende e quindi riscriveremo FeOH preso 3 volte. Che danno appena, pensavo che in 3 minuti finivo pure. E invece, vabbè, comunque voi mettete mi piace, condividete e iscrivetevi ai miei canali. Arrivederci.